Martino! Cosa stai facendo? Vedi, è un bellissimo nuovo look. Un gioiello di Cartier. Trovato nell'uovo di Pasqua. Zitta! Appositamente sartoriale per Turlini, realizzato da Christian Dior. E quindi stavo per fare la runway. Sì, Christian Dior, insomma. Hai ragione, Torlino. Allora sfila, sfila, che poi facciamo il fumacupido. Oh, Torlino, la moda per te non ha proprio eguali. Eh sì, eh sì. Dobbiamo tutti invidiarti assolutamente. Ma oggi però dobbiamo lasciare a parte un po' col narcisismo perché è arrivato il momento per aiutare i trescini. Quindi mettiti qui sugli spalti, perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolve. Voi ero l'unica rubrica colpa di si subdolo, si subdola. Bacialo, baciala, lasciala, lasciala. Risolve tutti i vostri problemi trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fumacupido è molto semplice: mail e solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con oggetto fumacupido. Fumacupido è poi l'oggetto da utilizzare per aggiornamenti di storie già risolte o per storie che non abbiamo mai affrontato ma analoghe a quelle che ho già risolto per far capire se i consigli del fumacupido hanno funzionato con voi. Nickname trash amoroso per un altro animato, tutto ciò che viene inviato a fumacupido resta nel fumacupido, no ripensamenti. Puntate al succo della questione, non perdetevi mail troppo lunghe, didascaliche per non togliere spazio agli altri. Pazientate che mi arrivano tantissime mail e io recupero anche quelle del 2003, anche se il fumacupido non c'era ancora. E puntate su problematiche originali che non abbiamo mai visto, meglio se trash e divertenti, anche se il fumacupido si tinge di intensità. E nel frattempo sono emozionato perché Manila sta dormendo ma sta anche sognando e quindi ogni tanto lei parla nel sonno, non so se anche i vostri gatti lo fanno, ma lei quando sogna fa con la zampina, può muovere le zampine. Quindi sì, Manilina sta sognando, che carina. Vabbè, iniziamo! Veniamo subito alla prima vittima del trash amore che deve essere trasformata assolutamente in subdola. E parliamo di Fiorellino 126, che ci aveva già scritto, tra l'altro. Ti scrissi l'anno scorso perché dovevo rivedere il mio ex con il quale rovinai tutto a dei meeting. Il meeting dell'estate scorsa si tenne, ma lui non partecipò perché è malato. Ah, mi ricordo di questa faccenda. Nel frattempo, con fatica, sono andata avanti, ho ripreso a fare le mie cose. E dopo un anno di cosacce occasionali, ho conosciuto un ragazzo che mi piace moltissimo, con il quale sto molto bene, anche se la situazione è parecchio complicata a causa di una sua situazione di salute. Ci siamo messi insieme e sono davvero molto presa. Ora, il problema qual è? Che da quando hanno consentito la riapertura delle regioni mi sono rivista con Cosino ai meeting, o oh no, e siamo tornati, dopo una prima fase di tensione, in buonissimi rapporti. Lavoriamo a stretto contatto perché siamo una bella squadra, ma non posso negare che la cosa mi faccia un poco di effetto. Lui è ancora fidanzato, io sono davvero innamorata del mio attuale ragazzo. In considerazione del fatto che mi sento spessissimo col mio ex per lavoro, telefonicamente per messaggio, e che la cosa non mi lascia indifferente, è sano il rapporto che stiamo sviluppando? Mi spiacerebbe perdere questa collaborazione perché è la persona con cui lavorativamente ho più sintonia. È che questa sintonia è davvero troppa. Come mantengo questo rapporto senza che degeneri? Allora, carissima, innanzitutto sono contento che, nonostante le cose non siano andate come volevi nel primo fumacupido, abbiano comunque seguito una strada piacevole con un lieto fine. Ora è un ragazzo che ami molto. Certo, la situazione, magari dovuta ai suoi problemi di salute, può essere un po' complicata, ma sei davvero presa. E questa cosa, secondo me, è da considerare. Allora, ci sta che, siccome hai una questione irrisolta con il ragazzo dei meeting, da una parte la tua reazione sia un po' uncomfortable, no? Perché comunque è una problematica irrisolta. Cioè, secondo me, tu eri partita l'anno scorso con l'idea di far sviluppare questo innamoramento in una relazione come traguardo e poi alla fine, per uno scherzo del destino, le cose non sono andate e avete seguito entrambi strade diverse fidanzandovi.
Quindi, dovrebbe essere già una situazione equilibrata, però dall'altro lato, essendo stata una situazione risolta rispetto a quello che volevi l'anno scorso, secondo me una parte del tuo cervello si fa dei dubbi, delle domande, delle perplessità e dice se dovessi mettermi con lui. Cioè, secondo me è più che altro una questione di qualcosa di irrisolto. E te lo dico magari anche per esperienza, però non darci troppo peso, perché da una parte secondo me è proprio la questione che ha lasciato irrisolta questa faccenda, dall'altra, siccome sei consapevole dell'attrazione che questo ragazzo suscita in te, sei preoccupata o comunque, tra virgolette, spaventata, no? Del fatto che possa succedere qualcosa anche perché c'è una chimica da ambo le parti. Ora, secondo me è importante mantenere il rapporto lavorativo perché finché tu sei consapevole dell'amore che provi con questo ragazzo, quello che hai veramente, lui ama la sua ragazza, bene. Cioè, nel senso, finché il rapporto rimane in questo modo, ci sta che tu abbia la vocina nella testa, però contestualizzala. Perché senti questa vocina nella testa? È derivata da un interesse di adesso oppure è derivata dal mix di emozioni dell'anno scorso? Secondo me quello è importante. Non è, secondo me non dovresti bloccare il rapporto lavorativo perché mi sembra che in realtà è vero che questi sentori, però allo stesso tempo stai vivendo questa relazione in un'altra, da un'altra prospettiva. Non mi sembra che ci sia un interesse vero e proprio per tradire, che non si fa mai, o per intraprendere un cambio di relazione con questo ragazzo. La situazione mi sembra abbastanza equilibrata, semplicemente dovresti contestualizzare i tuoi dubbi e soprattutto nel caso in cui tu ti senta palesemente insicura, mettere in chiaro, magari non con un discorso esplicito perché metteresti in imbarazzo, ma mettere in chiaro al ragazzo che non c'è trippa per gatti al momento, perché secondo me, da quello che ho letto, non vuoi neanche che la situazione evolvi in una relazione effettiva col ragazzo dei meeting. È semplicemente un punto irrisolto. Sicuramente, se hai paura anche di queste tue vocine nella testa, manterrei il rapporto prettamente lavorativo, quindi magari andando cauta su quei momenti off ufficio, off meeting, quindi se c'è un'uscita, se viene proposta un'uscita, uscite di gruppo e non di coppia, insomma, almeno per mettere chiara la situazione nel momento in cui tu hai bisogno di contestualizzare questi tuoi dubbi e pensieri. Però mi sembra che se tu non dai troppo peso a queste ansie, che secondo me sono dovute da quello che hai vissuto e sentito l'anno scorso, e tu sei consapevole dell'attrazione che provi per questo ragazzo, quindi è un mix di ansie che si schiodano, si scontrano insieme. Vorrei capire se anche per il ragazzo è la stessa cosa, se lui la vive in modo molto più easy. Da quel punto di vista devi anche capire un po' a che punto è il rapporto vostro anche in relazione a lui, perché se lui la vive estremamente easy vuol dire che non sente i tuoi stessi dubbi. Però comunque dal mio punto di vista potreste portare avanti questa relazione lavorativa, non aver paura della sintonia che si crea sul lavoro, perché è un'altra cosa rispetto alla relazione romantica o l'innamoramento. Contestualizza sempre quello che provi, tu sei consapevole dell'amore che provi con il tuo ragazzo. Se hai dei dubbi, cerca di dare loro una risposta, perché se tu arrivi al punto in cui capisci che invece c'è dell'innamoramento alla base, allora dovrai capire come agire. Però ricordati che probabilmente quello che senti ora è il risultato di un anno in cui sei andata dietro a questo ragazzo e non si è risolto nulla. Adesso è un ragazzo che ami molto, concentrati su di lui e cerca di contestualizzare il rapporto col ragazzo dei meeting da una prospettiva diversa, perché nella tua mente è ancora il ragazzo buono dei meeting, ecco, contestualizzalo in modo diverso. Probabilmente hai bisogno anche di trovare la soluzione, di trovare il come, però sono sicuro che ce la farai. In ogni caso, trascina
Martina e Trascini in ascolto, scrivetemi anche sotto cosa ne pensate voi. A volte voi date consigli ben più subdoli, che potrebbero venire d'aiuto a Fiorellino 126. E detto ciò, carissima Fiorellino 126, io ti mando un mega bacione, fammi sapere come va e in bocca al lupo. Mua! Ciao ciao! Ma ora veniamo alla seconda mail che appartiene a Meiko, una ragazza che ci scrisse già, ma quanti comeback! Una ragazza che era in crisi col fidanzato, ha limonato col collega, non si fa. Ti scrivo per raccontarti il seguito delle mie vicende trash amorose. Dopo la serata piccante con mio collega, ce ne sono state altre due, a cui sono seguiti due mesi di sensi di colpa e di insonnia, per cui ho deciso di lasciare definitivamente il mio ragazzo. Ci sta. È stato difficile, ci ho sofferto molto, ma alla fine mi rendo conto che è stata la soluzione migliore. E sono d'accordo, soprattutto perché, a meno che tu non l'abbia lasciato senza spiegazioni, secondo me dovevate discuterne prima, anche per sanare i tuoi dubbi interiori e per portare la relazione su un piano sicuramente più equilibrato. Subito dopo aver troncato con lui inizio a frequentare il mio collega, ovviamente tenendo conto la nostra relazione segreta all'interno dell'azienda. Io all'inizio non ero troppo convinta, ho cercato di mantenere un po' le distanze, non mi sentivo pronta a iniziare una nuova relazione. Dopo poco tempo però ho capito che con lui mi trovavo molto bene, quando stavamo insieme, per me era tutto meraviglioso e il resto non esisteva. Anche lui era molto preso da me, mi cercava tutti i giorni e mi ripeteva che secondo lui ci eravamo trovati. Proprio però nel momento in cui ho capito che mi stavo innamorando di lui e mi ero convinta a lasciarmi andare, lui mi dice che non vuole più frequentarmi. No! Perché era sconvolto dalla sua ultima relazione, finita anche per lui da poco. E io ci sto malissimo, ho paura che sia stato il mio comportamento distante a fargli prendere questa decisione. Inoltre mi molla il giorno di San Valentino, il tempismo perfetto oserei dire. Dopo le prime 2 settimane di depressione totale, decido di superare la cosa, servendomi anche di alcuni ragazzi svago. I ragazzi svago, duro. Sono passati ormai 4 mesi, nel frattempo lui è tornato insieme alla sua ex. Da quando non ci frequentiamo più, non abbiamo mai più affrontato il discorso. Anzi, spesso ridiamo e scherziamo come se fossimo vecchi amici. O perfino a volte mi capita di confidarmi con lui sulle questioni lavorative. Il problema è che io penso ancora a lui tutti i giorni e credo ancora di essere innamorata. Probabilmente è il karma che mi sta punendo? Lui non ne ha la minima idea e non credo che possa nemmeno immaginarlo. Uscire con altri ragazzi non mi ha aiutata a dimenticarlo. Come posso togliermelo dalla testa? Grazie mille in anticipo se mi risponderai di nuovo. Un bacione a te, a Torlino. Ecco, Torlino vieni sempre ricordato. Da Meiko, disperata. Allora, carissima Meiko, con il collega è andata così e secondo me, per quanto sia difficile la cosa, dovrai convivere con l'idea di vederlo sempre in ufficio, anche perché ora si è ristabilizzato il rapporto e per quanto io credo che sia importante anche parlarci e far capire quello che senti, in una situazione di questo genere diventa veramente complicato superare la faccenda, anche perché rischi di instaurare dei conflitti all'interno dell'azienda in cui ti trovi. Uscire con i colleghi non è mai semplice, è un po' come una relazione tra amici alla fine, no? E quindi si rischia di andare incontro a situazioni spiacevoli, però lui mi sembra comunque uno in grado di mantenere un certo equilibrio all'interno dei rapporti, nonostante il dramma che è successo tra di voi, è molto più sbarazzino, è molto più equilibrato, probabilmente anche questa cosa ti rode un po' dentro e ti fa star male, perché lui sembra aver superato subito la cosa e tu no. E quindi vedere questo grande sconvolgimento, questo grande disequilibrio ti porta a star male, a soffrirne. Secondo me tu non hai bisogno di ragazzi in questo momento. Perché? Perché il problema è che tu non hai ancora superato il lutto, non hai elaborato il lutto di una relazione terminata. Molte persone hanno paura di stare da sole dopo che una relazione è finita e si buttano a capofitto o nelle chat o facendo cosacce a caso, uscendo con ragazzi a caso. Per carità, se ad alcuni serve va benissimo, però il problema è che a mio parere ci vuole sempre anche un periodo di elaborazione in cui te ne stai anche con i tuoi fantasmi, in cui soffri anche, piangi anche, ma allo stesso tempo cogli quel tempo per dedicarti a te stessa, dedicarti a quello che ti piace fare, a migliorarti come persona, dedicandoti magari a un interesse, ripeto, che o ti fa star bene già, che può essere la lettura, la palestra, giocare ai videogiochi, cucinare, fare giardinaggio, o intraprendere un, che secondo me può essere un punto di svolta, o intraprendere un nuovo interesse, non lo so, hai sempre
sognato di imparare il cinese, però dici, ma chi se ne frega, cioè nel senso ormai sono vecchia, no, per imparare il cinese, ma, no, ma che te ne frega, cioè iscriviti a un corso di cinese, così, senza neanche troppe pretese, però questa cosa ti aiuta un po' anche a... diciamo a risolvere un tuo obiettivo che magari all'epoca era solo un sogno, una cosa che ti piacerebbe fare e che adesso ti dà una competenza in più, una skill in più, dove magari puoi anche conoscere persone nuove. Però secondo me io eviterei di tornare col collega o di creare zizzania col collega. Io userei questo tempo per piangere, perché ci vuole. Il problema è che la gente ha paura di soffrire, di piangere, ma ci vuole, ragazzi, perché dopo un bel pianto va tutto meglio. E soprattutto bisogna sempre cioè il mio consiglio è che tu non sei, non lo so, da quello che leggo secondo me non sei pronta per una relazione nuova, cioè tu sei una di quelle persone a mio parere che si butta tanto perché ha paura del periodo da sola, no? E invece trasforma questo periodo da sola che ti fa tanto paura in qualcosa di estremamente positivo. Dedicati a qualcosa che ti fa crescere, che ti dà nuovi stimoli, nuove esperienze, e se hai bisogno di piangere, piangi, perché ti servirà tantissimo. E sono convinto che, che questa fase di cui tu hai paura durerà poco in realtà, perché poi dopo un bello sfogo personale, trasformando questo momento di vuoto in qualcosa di estremamente positivo, riuscirai a ricavarne solo il meglio. Quindi questo è il mio consiglio, spero che sia d'aiuto, e è un consiglio che voglio dare a tante persone in realtà, perché sono veramente tantissime le persone che pur di non stare da sole si buttano a capofitto in storie nuove, e se non funzionano tornano a rimuginare sugli ex. Ecco, è sbagliatissimo. Prendetevi piuttosto del tempo per stare da soli e create il meglio per voi stessi. Questo è il mio consiglio. Però trascine in ascolto, ditemi che ne pensate anche voi nei commenti. Io, se fossi in Meiko, eviterei di creare ulteriore zizzania all'interno del posto di lavoro, soprattutto quando è vero è andata male con il collega, ma così forse doveva andare. Cioè ci hai provato, non ha funzionato, anche lui era in una fase in cui aveva bisogno di stare per conto suo, poi è tornato con la ex, quindi il rischio di tornarci assieme secondo me creerebbe una sorta di tira e molla da cui non se ne esce più vivi. Quindi prenditi del tempo da sola, rifletti, piangi, fai quello che ti piace fare, cresci, questo ti servirà tantissimo. Questo è il mio consiglio, carissima, ti mando un mega bacione, fammi sapere come va. Mua! Ciao ciao. Ma ora veniamo all'ultima mail, che è molto striminzita, e attenzione. Ciao Matteo, anche questa l'aveva già scritto oggi, solo come back, ripeto, come back, perché Miki, la ragazza universitaria tormentata dal trash amore che non sapeva se buttarsi a capofitto o meno nella conoscenza di Chester, che sarà un collega, suppongo. Ho seguito i tuoi consigli e sentiamo com'è andata. E dopo poco io e Chester ci siamo messi insieme ormai da 4 mesi. Vedete, il fumacupido non mente mai. In questi 3 mesi ovviamente non ci siamo potuti vedere a causa del Covid, ma ora che è la zona gialla, ora che è zona gialla vorrei incontrarlo. Purtroppo lui non ne vuole sapere, ma come? Cosa è successo? O per meglio dire, non riesce a venire. In che senso? Dovrebbe prendere un treno perché siamo distanti e fare un viaggio di un'ora, ma non sa come dirlo ai suoi. Non ti nego che la cosa mi rende nervosa. Sembra che lui non ci stia proprio provando, eppure sto così bene con lui. Aiutami tu, guru del trash amore. Baci stellari al mio consigliere preferito, Miki. Allora, carissima Miki, sono un po' perplesso, perché comunque, se voi state assieme, perché lui non prova questa... Ma poi non prova questa gioia nel poterti finalmente vedere, prendere un treno, venirti a trovare, cioè adesso che la situazione è vero che è ancora un problema forte, la pandemia è in corso, ma diciamo che si sta andando sempre più vicini a un minimo di normalità, quindi dato che non vi vedete da una vita, potrebbe prendere un treno, non capisco qual è il problema. Allora, certo è che un primo step potrebbe essere di te che vai da lui, però allo stesso tempo il fatto che lui non voglia muoversi è un campanello d'allarme. Probabilmente non dipende dalla sua scelta, ma mi sorprende come... perché... il perché... cioè nel senso, se lui ti ha messo in ballo la questione dei genitori, non capisco... cioè non vuol dire che lui non ha voglia.
è uno che è un po' sottomesso ai suoi genitori, ma a parte quello, perché i suoi genitori dovrebbero disgustarsi del fatto che lui abbia una ragazza? Non capisco. O c'è un contesto familiare di un certo tipo, dove magari, che ne so, magari i suoi sono estremamente religiosi e per loro il fatto che il figlio abbia una fidanzata significa matrimonio imminente e verginità prematrimoniale, non lo so, potrebbe essere una motivazione. Oppure magari i suoi sono angosciati da questa questione Covid e non gli fanno prendere il treno, non lo so. Però comunque fa l'università, cioè è adulto quest'uomo, non è... Cioè già un ragazzino, un adolescente del liceo, ci sta che siano i genitori a dirgli no, non vai a prendere il treno lì. Però cavolo, l'università c'ha più di 20 anni, cioè obiettivamente a una certa prendi anche un po' di quella roba e parti. Poi è vero che magari può avere un contesto familiare, non lo so, non dico difficile, magari i suoi sono molto severi, sono un po' pesanti, vogliono sapere tutto quello che fa, non lo so, e magari lui non ha una grossa comunicazione con i suoi, però prendere un treno, cioè anche... mettiamo il caso che lui non voglia, non abbia questa buona relazione con i suoi magari sono quel tipo di genitori estremamente pesanti, estremamente soffocanti, ma cosa ci vuole inventarsi una scusa? Cioè, è una cosa sbagliata, però cosa ci vuole inventarsi una scusa, no? Devo andare, non lo so, a parte che un'ora di treno, obiettivamente non è che siete così distanti, eh? È vero, è faticoso, però un'ora di treno è molto meno di quello che facevo io quando abitavo in un altro paesino per andare all'università a Milano. Cioè, un'ora di treno lo fanno i pendolari tutti i giorni per andare al lavoro, eh? Cioè, obiettivamente non è così tanto, anche come distanza. Cioè, non è che tu abiti al nord e lui abita al sud. Cioè, sarete magari uno in provincia, non so di dove siete, ma sarete magari uno in provincia, l'altra in città. Cioè, cioè, un'ora di treno, cioè, che un'ora di treno in macchina si dimezza ulteriormente la distanza, no? Se non c'è traffico. Quindi veramente non capisco perché ci sia questa problematica alla base. Io se fossi in te sarei arrabbiatissimo, però effettivamente è quello che sei anche tu. Ma allo stesso tempo cercherei di capire oltre qual è il problema, perché lui non si vuole muovere. Cioè, non andrei là con troppo giudicante, nel senso che magari non sappiamo quello che c'è dietro, magari anche uno solo pigro, magari sua madre invece è una che dice adoro, è la ragazza, che bello, invitala qui a cena. Magari sua madre e suo padre sarebbero contentissimi di scoprire che il loro figliolo ha una fidanzata, però non lo so, magari lui è solo pigro, ha paura di raccontare tutto. Però ragazzo mio, cioè hai 20 anni, se i tuoi sono fastidiosi, se i tuoi magari per motivi di qualunque tipo ti tengono pressa, non so, io è l'unica situazione che immagino per cui lui, i suoi possano impedirgli di prendere un treno. Cioè, ma ragazzo mio, ha 20 passanni, a parte che secondo me dovresti dire la verità ai tuoi e dire vado, perché obiettivamente... Cioè, sei adulto. Però se hai paura di creare conflitti familiari, ma chi non ha mai inventato una scusa per avere un appuntamento? Cioè, obiettivamente, non dovrei dire questa cosa, ma obiettivamente è la realtà. Vai a trovare l'amico, vai a trovare il collega universitario per fare la ricerca, che ne so. Ma anche banalmente c'è un bellissimo negozio che voglio andare a vedere. Cioè, ma ti ne inventi qualcuna? Ma scusa, ma... Dai, ce la puoi fare, ragazzo mio, per vedere la tua fidanzata che non vedi da 4 mesi. A parte che i genitori, per questa motivazione, io lo direi proprio. Sto insieme a una ragazza da 4 mesi, per colpa del Covid ci siamo visti una volta, praticamente da quando stiamo assieme, prendo il treno e la vado a trovare. Cioè, non mi sembra una cosa così orribile. Però, obiettivamente, bisogna sempre conoscere i contesti. Io, se fossi in te, cercherei di capire perché questo non si vuole muovere e, probabilmente... Quello che farei io, ma non so se quanto sia giusto, è muovermi per prima se fossi in te. Così in caso puoi anche capire il perché non voglia parlare della situazione, della tua relazione, della vostra relazione ai suoi genitori. Magari è uno che vuole capire se le cose vanno bene prima di presentare la fidanzata ai suoi, ok, ci sta. Però vabbè, ti presenta ai suoi come amica, se succede...
Tipo, lei è Jessica, ok? E è bella lì, cioè non è che sì, poi il genitore si fa le domande e dice, ma forse questa Jessica sta insieme al mio figliolo, però generalmente non è che stanno lì, non lo so, mi sembra strano, secondo me dovresti capire il perché, ma anche chiederglielo easy senza essere giudicante e secondo cercare di trovare una solution, perché un ragazzo che non ha voglia di prendere un treno di un'ora, un'ora di treno, ma ragazzi, ma c'è gente che va al lavoro tutti i giorni e fa molto più di un'ora di treno. Io, quando abitavo nel paesino, che facevo l'università a Milano, poi ho iniziato a lavorare a Milano, cioè facevo molto più di un'ora al treno al giorno. Molto di più. E ho preso treni anche per avere appuntamenti, capito? Cioè, ma scusate, ma what's the drama? E questo c'ha 20 anni, 20 anni, perché è universitario, anche di più forse, perché l'anno scorso era già all'università, quindi ha più di 20 anni. Ecco, non l'accetto. Ecco, ok, quindi, carissima, secondo me dovresti capire il perché abbia così paura di raccontare ai suoi che frequenta una ragazza, che secondo me ha 20 anni, è una cosa normalissima, però non siamo giudicanti, ogni famiglia ha i suoi valori, ha il suo modo di fare, magari i suoi sarebbero felicissimi di questa cosa, ma sono molto asfissianti e vogliono sapere tutto. E lui, questo poverino, si sente schiacciato. Non lo so, può essere qualsiasi cosa, però venitevi incontro. Cioè, c'è bisogno che anche lui, quando è necessario, muova il sederino e prenda il trenino. Questa è la mia idea. Fammi sapere come va, carissima. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Lui è veramente un po' caca sotto, nel modo simpatico, che non vuole raccontare ai suoi di prendere il treno? Oppure è pigro? Cioè, è pigrone? Fatemi sapere. Intanto, carissima, io ti mando un mega bacione. Fammi sapere come va, assolutamente. Mua! E ora di aver detto ciò a Tuorlino, il Fumacupido termina qui. Ne abbiamo viste di cotte e di crude come ogni martedì, ma noi siamo ancora pronti qui ad offrire sostegno a tutti i trascini in cerca di subdolaggine. E quindi ormai stanchi ed esausti, mentre Tuorlino mostra ancora una volta il suo mega outfit, io e Tuorlino vi salutiamo, ricordandovi sempre di raggiungere l'essenza unica, lontana dal trash amore, augurandomi infatti di essere...